corso, per quello è stato scritto prima di Calciopoli. E quindi sono successe delle cose in mezzo di cui non si poteva far finta, e quindi abbiamo cercato anche di mi sembra, se non sbaglio, dietro c'era una cosa che ha scritto Peppe Cresa dopo l'intercettazione, ricordo bene, una delle telefonate che fa Ivan. Sì, è un'intercettazione tra lo Tito, il presidente della Lazio, e un procuratore sportivo. Ed è reale, che non c'è nel racconto, ma noi l'abbiamo portata in scena per una cosa che ci ha colpito molto di quando abbiamo letto il racconto è la storia di questo giocatore del Brescia, che è reale, si chiamava Vittorio Mero, il giocatore del Brescia, che morì in un incidente stradale, il cuore pare. Questa cosa ci colpì molto, tant'è che addirittura volevamo partire da lì, volevamo partire da questa storia del cuore perché ci sembrava una cosa molto eclatante, però poi analizzando bene tutte le vicende ci rendiamo conto che invece volendo fare un testo e uno spettacolo di speranza, uno spettacolo positivo, secondo noi la cosa su cui dovevamo puntare era che la passione può comunque salvarti la vita e lasciarti scegliere per il meglio anziché per il male. Quindi abbiamo puntato verso questo indirizzo qui, anche se la storia del cuore ci lascia un po' di amaro in bocca, perché la possiamo soltanto sfiorare, che noi crediamo sia una roba pazzesca, cioè è un po' la cosa un po' più cruda dello spettacolo.